La terra che continua a tremare, l'ansia che si riaffaccia ad ogni scossa e il terrore che un nuovo terremoto possa distruggere il poco che resta in piedi. E la notte basta che senti un minimo di rumore, pensi che sia il terremoto. Dovrebbe passare questo, però. Adesso ho paura, quindi giustamente uno ha la paura che magari quel poco che è rimasto e che è rimasto perde anche quello. Il lavoro degli psicologi è fondamentale. Si trovano nei centri di accoglienza e nelle strade di Amatrice, pronti a raccogliere le paure degli sfollati, come questa notte quando una nuova scossa ha terrorizzato chi dormiva nelle tendopoli. Si sono alzati, qualcuno è uscito dalle tende, continua ad esserci una situazione, una sensazione di allarme e di pericolo. Quindi in quel caso naturalmente si cerca di rassicurare le persone, invitandole comunque, cercando di far riprendere contatto immediato con la realtà. Per molti aver trovato riparo nelle strutture di accoglienza è già di per sé una rassicurazione.